Vincenzo Sparagna, dopo il ricorso che avete fatto al TAR, a che punto è la situazione dal punto di vista legale a Frigolandia? Dunque, noi avevamo fatto un primo ricorso l'anno scorso, nel 2020, poi c'è stata l'emergenza nazionale, tra l'altro diciamo, l'ordinanza di sgombero era caduta esattamente una settimana dopo la proclamazione dello stato d'emergenza, e quindi insomma, tanto per aggiungere assurdità ad assurdità. Il Comune voleva procedere ugualmente all'inizio di quest'anno, quindi abbiamo presentato un secondo ricorso molto documentato, chiedendo una sospensiva e la fissazione di un'udienza per avere almeno il giudizio del TAR in modo regolare. E il TAR ha fissato l'udienza il 21 dicembre, quindi fino al 21 dicembre di quest'anno non dovrebbe succedere altro, forse presenteremo ancora un'ultima memoria, può darsi, adesso poi vedranno gli avvocati. E poi il 21 dicembre sapremo cosa decide il TAR. Naturalmente speriamo nella saggezza dei giudici che mettano riparo a questa stupidità dei politici. Non so come definirla perché non ho altri termini per definirla. Avete avuto altre interlocuzioni nel corso degli ultimi mesi con il comune di Giano, con il sindaco? Ma no, il sindaco non vuole parlarci, non è mai venuto a Frigolandia, non vuole neanche sapere cosa succede. Per quanto qualcuno gli abbia fatto notare che arrivano da noi migliaia di persone, lui dice che secondo lui non succede niente, ma no, non è mai venuto, insomma. È una delle cose più strane e assurde di questa vicenda. Un comune che vuole chiudere un'attività che produce comunque l'arrivo di migliaia di persone nel piccolo paese di Giano dell'Umbria, in tutte le stagioni peraltro, e non soltanto d'estate, e così la vuole chiudere per avere un posto vuoto e poi. Come spesso accade in questi casi, non sto mo... ma insomma, potrei fare degli esempi simili, non proprio simili, ma insomma analoghi, di un campeggio che è stato chiuso nel 14 per farne un campeggio, per questo hanno ottenuto mezzo milione di euro circa. Il campeggio è chiuso dal 2014, i lavori dovevano finire nel 2016, non sono mai finiti. Non c'è neanche un bando per rimetterlo in sesto, quindi è definitivamente abbandonato. Io temo che con noi vogliono fare un'operazione di questo tipo, cioè avere un posto vuoto, ottenere dei fondi con un qualsiasi progetto fantasioso, insomma, più o meno credibile, più o meno incredibile, e poi il posto resterebbe verosimilmente abbandonato, anche perché c'è un albergo a 100 metri, ristorante in cima alla salita, molti agriturismi, quindi proprio in quel luogo, così come peraltro. Il campeggio prima funzionava giusto un pochino d'estate, diciamo un'affluenza assai modesta, diciamo. Infatti era gestito in modo molto familiare, non era niente di che. A noi sarebbe ancora più difficile impostare un'attività diversa dalla nostra. Detto Vincenzo, immagini. Certo. questo, il vero problema naturalmente è che è una sciagura culturale il fatto che disperdiamo un patrimonio di migliaia e migliaia di tavole. Infatti è questo che le volevo chiedere. Immagini di avere davanti a lei, una persona che non conosce Frigolandia e non sa cosa sia. Provi a spiegarglielo. Ma Frigolandia è un progetto abbastanza originale di centro culturale che unisce un'attività editoriale, perché continuiamo a fare le riviste Frigidere, Il Nuovo Male, produciamo dei libri, in genere dei libri o dei libri d'arte o dei libri di riflessione in un certo senso, facciamo dei seminari, abbiamo degli incontri. È un luogo importante perché questa sua struttura, c'è naturalmente un grande museo dentro, è un museo che raccoglie i più grandi autori di fumetto, illustrazione, perlomeno degli ultimi 40 anni, insomma, più o meno. È molto visitato e questo naturalmente crea un luogo nello stesso tempo stimolante su un piano estetico, ma anche molto fantastico perché è circondata da un parco in un posto molto bello, poi l'abbiamo messo su con moltissimo amore. L'hanno messo su decine e decine e decine di giovani volontari e naturalmente io sono diventato ormai il nonno di tutti, come si può facilmente capire. E quindi si disperderebbe un patrimonio culturale che non è soltanto, diciamo, riferito al passato, ma anche riferito al presente, insomma, alla creatività di molti gruppi giovanili che fanno fumetti, musica, scrivono, producono piccoli giornali, insomma. Noi abbiamo sperimentato in questi anni che c'è una sorta di Frigidaire che si è moltiplicato, si è diffuso
un po' in tutta Italia. Insomma, la settimana scorsa c'erano 10 ragazzi che venivano da Milano, bravissimi, da Milano e dalle Marche, veramente molto bravi, con cui pure collaboriamo. Ma insomma, diciamo che francamente è un'attività che credo andrebbe sostenuta o perlomeno capita, ecco, perlomeno capita. E certo sarebbe una vera sciagura disperdere soprattutto questo patrimonio anche artistico, insomma, perché ci sono, come dico, migliaia e migliaia di tavole, in esposizione abbiamo 600 opere circa, ma ne abbiamo almeno altre 4.000 in archivio, quindi a volte organizziamo delle mostre, abbiamo appena fatto una mostra del male a Bologna di recente, ne faremo un'altra di Frigideri, in questo caso sempre a Bologna tra settembre e ottobre, dovremo fare un'iniziativa a Napoli, cioè Frigolandia è anche un luogo da cui partono iniziative che avvengono da altri luoghi, da altre parti. Tutti voi conoscete Frigolandia, vero? Chi non lo conosce si alzi, no, chi conosce alzi le mani. Mettete le mani, dai, su. Insomma, dobbiamo tenere duro, nel senso che dobbiamo assolutamente trovare dei fondi. Stiamo cercando comunque delle persone tipo crowdfunding per poter comunque tenere il posto di tutto il materiale meraviglioso che lui giustamente ce l'ha, perché vogliono praticamente mandarlo via da Frigolandia, il che non è giusto, perché proprio la storia della nostra epoca storica, vero, vivente, e che non ce ne sono più. L'iniziativa nasce dal fatto che quest'anno, con il progetto Teatro Sant'Ercolano, che è il nome che abbiamo dato alla stagione di eventi che portiamo avanti a partire da aprile, e abbiamo creato tutta una serie di situazioni in cui il cui obiettivo era quello anche di ospitare dei personaggi iconici, decontestualizzandoli, nel senso facendogli fare qualcosa di molto diverso da ciò per cui li siamo abituati a vederli. E abbiamo fatto, infatti, la serata precedente a questa è stata con Franchino, un iconico e notissimo vocalist delle discoteche, che abbiamo proposto qui in piazza in formato cantastorie per bambini. In questo caso eravamo in contatto da mesi con Cicciolina, perché avevo visto una sua intervista in cui lei si diceva insomma particolarmente abile nel gioco degli scacchi, con delle frasi insomma da gradasso, del tipo che potrebbe battere qualunque professionista e cose di questo tipo. Sapendo a nostra volta del rapporto di lungo corso che c'è tra Cicciolina e Frigidaire, insomma, nelle sue varie vesti, poi ovviamente anche Frigolandia, l'abbiamo invitata a giocare a scacchi, quindi a esibirsi in una veste completamente nuova per lei. Non c'è mai stato uno spettacolo di questo tipo con Cicciolina scacchista, e nel corso di comunque una serata che, oltre a una competizione di scacchi, sarà una sorta di talk show il cui argomento principale sarà ovviamente Frigolandia. L'importanza di Frigolandia, ecco, io ne sono un umile promotore della causa, che è ovviamente la grandezza di Frigolandia è nota a tutti a livello nazionale e internazionale. Per quanto mi riguarda, è il più grande centro di cultura contemporanea che c'è in Umbria. Per un motivo archivistico, sicuramente, perché c'è tutto l'archivio di Frigidaire e di tutte le riviste e iniziative connesse, ma perché è un centro d'arte vivo, nel senso che il suo promotore Vincenzo Sparagna è lì, vive lì, è pronto ad accogliere ogni giorno visitatori da ogni parte del mondo, e è, a mio avviso, uno dei più grandi intellettuali e artisti viventi in Italia. Per cui, insomma, su questi presupposti, il paradosso di un comune ameno di quattro anime che, diciamo, sta dedicando tutte le proprie energie allo sfratto di quella che è la sua più grande attrattiva, ma una delle principali attrattive della regione, che nonostante non ci sia nessun tipo di investimento pubblico genera comunque flussi turistici assolutamente inediti per quel paese, è ovviamente un'assurdità che si spiega da sola, si spiega probabilmente con l'ignoranza, si spiega con la totale inconsapevolezza di quello che sia il patrimonio, di quella che sia la storia, ma anche con la poca umiltà
di non volersi quantomeno informare, perché è scritta sui libri, è scritta sui quotidiani di tutto il mondo, è sancita da istituzioni di tutto il mondo. Mi viene in mente l'acquisizione che ha fatto nel 2007 l'università di Yale, che ha acquisito per circa, se non sbaglio, 200.000 euro l'intera collezione di Frigidaire e delle riviste connesse. Insomma, ecco, mi sembra che non ci sia purtroppo molto da aggiungere, se non che dobbiamo fare il possibile, chi questa sensibilità come noi ce l'ha, per scongiurare un copione che pare inevitabile, ma magari no.